Gibraltar! E quel masso enorme è Gibilterra. Siamo in coda alla frontiera con Gibilterra. Intanto Rosa ha dei panini, così mangiamo e guadagniamo tempo. Lì in fondo c'è la pista di atterraggio e di decollo dei aerei di Gibilterra e quindi c'è un semaforo ogni volta per le macchine per far passare l'aereo che passa in mezzo alla strada. Siamo arrivati! Questa è la mia situazione, i capelli dopo il vento di Gibilterra. Questo è l'Europa Point e lì in fondo, dopo il mare, si vede l'Africa. Siamo un po' stanchini, quindi ci rilasseremo un attimo in un bar. Pausa ricarica di energie, ci hanno portato anche degli stuzzichini. Andiamo a toccare l'Atlantico. Rosa non l'ha ancora toccato, io l'ho toccato in Portogallo qualche anno fa con la scuola. Ah! Freddo l'Atlantico? Sì! Ah! Un aneddoto divertente. Mentre eravamo nel deserto, ci siamo accostati al lato della strada come altre 10 macchine, una dozzina di auto. In divieto di sosta. In divieto di fermata, quindi proprio non ci si poteva nemmeno fermare. E a un certo punto, mentre tutti si facevano i selfie, le foto, è arrivata l'auto della polizia che allora, ha fatto le sirene e tutti sono corsi alle macchine, compresi noi. Siamo corsi e siamo tornati indietro. Per non prendere la multa. Esatto. Dori in quantità! Abbiamo trovato un bel posto tranquillo dove campeggiare. Eravamo talmente affamati che non abbiamo filmato la nostra comida. Abbiamo fatto il riso con tonno e soia. Oreo e kartoffel. Lasciamo lì il van e andiamo a fare una escursione veloce al lago. Sto raccogliendo giusto due lattine e due pezzi di plastica mentre passeggiamo sulla riva del lago. Pensavamo di dormire in tranquillità e invece siamo stati svegliati da parecchie macchine che sono venute qui stamattina presto. Alcuni pescatori, alcuni sono andati a correre. Adesso abbiamo fatto colazione, abbiamo messo a posto e partiremo per Siviglia.